Allora, ciao a tutti, io sono Francesco Botticchio, lavoro per quella società che ci ha arrivato messo in basso, che fa parte del grande mondo di meccanica, di cui penso avete sentito parlare. Purtroppo, diciamo per me, io sono un grande appassionato di Python da 12 anni da questa parte, però nell'azienda di cui lavoro, in quelle collegate, non è che venga molto usato, si usano altri linguaggi tipo C++, qualche volta in Java, qualche volta Lambda. Allora io tendo a usare Python soprattutto per lavori collaterali, sono di solito di piccole entità, questo che sto per descrivere, diciamo, è di entità leggermente maggiore. Ed è essenzialmente un generatore di codice C++, sviluppato in Python. Quindi attraverso il Python, sì. Penso che mi sentite tutto lo stesso. Sto scritto in Python un programma che ha generato codice C++ che poi è andato a fare parte integrante del software che abbiamo consegnato al cliente. Allora, il problema appunto era, avevamo da sviluppare un'applicazione in C++ composta di diversi componenti. Questi componenti a loro volta dovevano comunicare attraverso socket, attraverso pacchetti UDP, con altri componenti scritti da altre società. Dovevano anche ricevere dati da dispositivi esterni, giusto per darvi un'idea, si trattava di sonar, dispositivi che si trovano molto dinamici, e dovevano trasmettere comandi a questi dispositivi. Tutto questo, come ho detto, avviene attraverso pacchetti dati spediti su socket UDP. Nel complesso eravamo arrivati a una grossa tipologia di messaggi. C'erano più di, nella varia documentazione da utilizzare per lo sviluppo della nostra applicazione, erano definiti più di 500 tipi diversi di messaggi. E ogni messaggio aveva decine di campi diversi. E occorreva, tra l'altro, come vincolo di contratto, usare una libreria di base fornita dal cliente, che è un'altra società più grande, sempre del gruppo Finmeccanica. Per cui non avevamo neanche tanta possibilità di cercare qualche cosa che ci facilitasse il lavoro. Questa slide descrive un po' come erano fatti i messaggi, penso che tutti abbiamo avuto a che fare con questo tipo di cose. I messaggi sono strutture dati, quindi pacchetti di dati composti di vari campi che trasmettono informazioni specifiche. I campi possono essere di tipo semplice, quindi tali dati binari, eccetera, possono essere delle strutture, delle sottostrutture, possono essere degli array. Sia le sottostrutture che gli array possono essere varianti, quindi le sottostrutture possono essere quelle che in C si chiamano union, quindi un discriminante e poi una struttura che dipende dal valore del discriminante. E gli array possono essere dimensioni variabili. Queste ultime due cose sono le cose che diciamo ci hanno dato per ciascuno di quei 500 e passa messaggi, noi avevamo il compito di descrivere il codice per gestire il messaggio. Gestire il messaggio significa scrivere il codice per le definizioni, quindi per se un campo aveva valori discreti, definire degli enumerativi, altrimenti definire una struttura. E poi soprattutto scrivere i metodi per la serializzazione del messaggio e la deserializzazione, quindi la conversione da messaggio strutturato in pacchetto di byte, la conversione da pacchetto di byte a messaggio strutturato, quelle cose che in Python si fanno utilizzando il metodo struct, che ho usato tante volte il file, purtroppo qua non potevamo usare Python, quindi ce l'abbiamo ingegnato in maniera diversa. In più, per i messaggi ricevuti, bisognava anche fare un metodo di validazione, quindi controllo se i valori del campo erano limiti a massimi definiti o se il campo doveva avere valori discreti, verificare che il valore fosse uno dei valori discreti. Questo è il codice che noi dovevamo generare e come dovevamo scrivere parte del codice, ovviamente l'applicazione non era solo, quindi questa era la parte
impattata dal lavoro che ho fatto. Come potete immaginare, se avevo dovuto scrivere una tonnellata o giù di lì di codice assolutamente stupido, assolutamente ripetitivo, però proprio perché stupido e ripetitivo era facile sbagliare. Io soprattutto sbaglio molto facilmente quando devo fare un task ripetitivo per molto tempo, perché mi distraggo, quindi è facile infilarmi dentro. Allora, ovviamente l'idea è stata quella di scrivere un programma in Python che, leggendo le specifiche, adesso vedremo dove, in che modo si presentano queste specifiche, dei messaggi, generasse automaticamente tutto il codice che abbiamo visto nella slide precedente, per fare la serializzazione, la deserializzazione e per fare una verifica dei messaggi ricevuti. Non sembrava una cosa complicatissima, e non è stata in effetti, però diciamo che l'idea è nata anche dal fatto che io avevo già per lavoretti più piccole entità passate che avevo fatto in Python, delle parti già predefinite che vedremo di seguito, quindi non è che ho dovuto scrivere tutto da zero. Nei lavori precedenti avevo già delle cose che ho potuto ridefinire. Allora, le specifiche. In realtà i messaggi non arrivavano in un solo tipo di specifiche. La definizione dei messaggi su cui dovevamo lavorare non erano definite tutte alla stessa maniera. Erano definite essenzialmente in tre maniere. C'erano due casistiche di messaggi, quelli dei dispositivi esterni e quelli definiti da altri team che sviluppavano altri componenti, di cui a noi arrivavano semplicemente i documenti in formato Microsoft Word, e quindi quelli arrivavano per lavorare. Noi però, per quanto riguarda i messaggi che dovevamo definire noi, che facciamo parte del lavoro di specifica della nostra applicazione, utilizzavamo un case tool che si chiama Rational Rose, non so se qualcuno di voi ne sente parlare. E con questo case tool definivamo delle strutture dati che corrispondevano poi ai messaggi da inviare. Questo era un lavoro richiesto anche dal cliente, perché poi attraverso dei meccanismi automatici dal tool si arrivava alla generazione dei documenti Word, che quelli da poi da altre società ci inviavano. Noi però avevamo la definizione nel tool solo per i nostri messaggi, mentre per i messaggi definiti da altre società avevamo i documenti Word, così come i messaggi definiti dalle specifiche, dai messaggi da utilizzare per i dispositivi esterni, erano a loro volta i documenti Word con un formato diverso. Quindi l'idea completa si presentava leggermente più complessa di così. Avevamo due formati di documenti da cui io dovevo estrarre i dati che mi servivano per creare delle definizioni all'interno del tool case. E poi in seguito bisognava estrarre queste definizioni dal tool case. Adesso, dopo il primo passo nel tool case, c'erano sia i messaggi che noi ci avevamo definito direttamente, sia i messaggi estratti dai documenti. Quindi, il secondo passo era quello di estrarre le definizioni dal case tool e di generare il codice C++. E quindi bisognava fare essenzialmente due programmi Python, tre: uno per leggere i documenti, cioè inserire i dati nel case tool, e un altro per estrarre i dati dal case tool e generare il codice C++. E vediamo, prima di passare, questo è l'inizio del primo passo. Questo è un esempio di specifiche, non so se si legge, i dettagli non sono importanti, era solo per dare un'idea di come erano definiti i documenti. Questo è un esempio di specifiche della struttura in cui erano listati i singoli campi, poi diciamo, quando c'è l'indentazione significa che si tratta di sottostrutture. Dall'indentazione solamente sarebbe stato un po' difficile per il programma Python capire che si trattava di sottostrutture. Per fortuna, a fianco le colonne di numeri indicano l'offset all'interno della struttura di memoria e la dimensione, quindi giocando con queste cose è possibile capire in modo
automatico quando si tiene, quando come è fatta la struttura del messaggio. Poi, per ciascuno dei campi visti nella slide precedente, più avanti nel documento c'era una descrizione di questo tipo, in cui per ogni campo definito, a parte la descrizione formale, degli elementi che ci interessavano, che interessano proprio la generazione del codice, quali la dimensione, il tipo, l'intervallo, se c'è un minimo e massimo, quando c'è definito del minimo e massimo, e cose di questo genere. Quindi il primo programma avrebbe dovuto. E non è un linguaggio naturale. Il primo programma avrebbe dovuto leggersi il documento, immaginate centinaia e centinaia di pagine fatte di queste cose, e estrarre dai documenti tutte le informazioni, leggersi sia questa tabella che poi per ciascun campo queste informazioni, estrarre dai documenti le informazioni necessarie per poi fare la generazione del codice e memorizzare tutto nel case tool. Per fortuna, diciamo, quello che ha aiutato molto, altrimenti non credo che si sarebbe potuto fare, è che questo documento a sua volta era generato automaticamente a partire da un database che noi non vedevamo perché come si fanno i lavori nella società, il tipo di società per cui lavoro. Erano sottocontrattori di sottocontrattori, quindi avevamo una visibilità abbastanza limitata del tutto. Però sapevamo che questo documento era, quindi anche se non avevamo nessuna possibilità di avere il database, come sarebbe stato tutto molto più facile, avevamo questo documento che comunque, essendo formattato automaticamente, presentava una regolarità tale da poter fare l'operazione inversa con un programma, una specie di arma del genere. Con il programma Python ed estrarre i dati che erano necessari. Allora, il risultato voluto era quello di definire per ognuna di quelle strutture dati di cui avete visto un esempio, all'interno del case tool una classe i cui campi fossero gli attributi del messaggio, i cui attributi fossero i campi del messaggio stesso. E includere come elementi degli attributi tutte quelle informazioni che abbiamo visto prima. Alcune erano sullo scopo documentativo, che poi sono stati riportati come commenti nel codice, e altre invece proprio servivano proprio per la generazione del codice stesso. Vabbè, poi a parte una classe per ogni messaggio era necessario anche definire la classe addizionale dove si trovava una struttura di dati interni e oppure un enumerativo perché poi anche questo sarebbe il risultato in codice generato. Chiedo scusa se vi espongo a tanti dettagli del C++, questa è la presentazione. C'è anche un po' di Python più avanti. Allora, cominciamo con Python. Questa è la struttura del programma, cioè, il modo principale si chiama Doctorose, non molto fantasioso, ma rende l'idea. Poi essenzialmente due moduli, Word Interface e ROS Interface, che come dicono i nomi, Word Interface serviva per interfacciare Microsoft Word e ROS Interface serve per interfacciare RushMan ROS. Io mi concentrerò la presentazione sui due moduli sottostanti. Anche per una ragione anche precisa che soprattutto se poi c'è interesse pensavo di allegare alcuni dei moduli del programma poi insieme con la presentazione stessa, la materia della presentazione, così chi vuole, chi è interessato, visto che sono cose di utilità che potrebbero essere utili a qualcun altro, se ne può scaricare. Okay. Quindi andrò a vedere in qualche dettaglio con quei moduli. Cominciamo da Word Interface. Word Interface è quindi un'interfaccia verso Word, ma come interfaccia Word alla fine ho deciso di utilizzare COM. Non so se voi conoscete COM, almeno di nome, io non ne sapevo niente fino a non molto tempo fa, quindi non vi posso dare molti dettagli. Vabbè, come penso sappiate, le API esportate da molti programmi che girano su piattaforma Microsoft Windows che permettono di automatizzare alcuni tipi di attività fatte da questi programmi.
con il Python utilizzando Pywind 32, un modulo di Pywind 32, estensione Windows per Python, è praticamente facilissimo anche per gente ignorante di Common, come ero io fino a non molto tempo fa, è facilissimo riuscire a interfacciare altri programmi esterni utilizzando questa interfaccia. Web Interface, quindi mi sono fatto questo modulo che in realtà non ho fatto al 100%, ho fatto facendo la solita ricerca su Google, qualcosa di preliminare che non era tutto quello che mi serviva, poi l'ho arricchito mettendoci le cose che mi servivano. Lo stato attuale, questo modulo che lo fa tantissime cose, può sia leggere che scrivere elementi di base in un documento Word, tipo paragrafi e tabelle, tabelle non tabelle con tabelle nidificate, cose strane, quindi tabelle semplici che non è della prima riga e poi il resto della riga è contenuto nella tabella. Che formati di Word legge? Perché hanno cambiato, Sì, Microsoft ha esatto. cambiato Sì, tantissimo. quello che usiamo nell'ufficio che è il 2003. Ah, quindi 2010 c'è, perché hanno rotto un po'. Sì, però siccome non si va, non va a leggere il file, ma interfaccia direttamente l'applicativo, adesso io non ho mai fatto la prova se dal 2003 al 2010 hanno mantenuto l'interfaccia COM oppure hanno cambiato, perché l'interfaccia COM Microsoft le voleva fasare out a favore del nuovo appunto, del nuovo net, però fino a quando ho controllato c'era ancora. Noi in ufficio abbiamo ancora quasi tutti il 2003, quindi non ho avuto modo di controllare se nel 2007 o nel 2010 questa interfaccia ancora è stata cambiata. Penso di no, perché per le cose sue ci tiene la retrocompatibilità, poi ci tiene anche a rompere la retrocompatibilità degli altri, però per le cose sue ci tiene. E quindi penso che in qualche modo sarà però non posso garantire. Quindi l'interfaccia Word Interface, questo è un esempio, perché qui poi se volete, se abbiamo tempo, posso vedere direttamente il codice, però l'idea di questa slide è semplicemente quella di farvi dare un'idea di come si usa l'interfaccia in modo Word Interface. Si istanzia l'oggetto che si chiama Word Interface, poi ci sono metodi per inserire i paragrafi, per inserire tabelle, e metodi per leggere paragrafi e leggere tabelle. Poi tutto questo software è cresciuto secondo le necessità che avevo, quindi perché per esempio ci sono metodi per scrivere, in questa particolare applicazione non mi servivano metodi per scrivere, ma questo era un pezzo di software che già avevo fatto precedentemente per altri lavoretti del genere. Quindi poi lo sono accresciuto, così come per un lavoretto precedente avevo bisogno di rimpiazzare, rimpiazzare il testo all'interno delle tabelle, delle righe, delle tabelle di un documento, un altro di quelli non molto gratificanti che è meglio fare il computer e non fare personalmente, e quindi ho messo un metodo per fare esattamente questo. Come tutto questo software è sempre nato dalle mie necessità, quindi è cresciuto in maniera un po' organica, a volte anche abbastanza disordinata. Allora, quindi quello era Word Interface. Allo stesso modo, per interfacciare Rational Rules, ho utilizzato sempre l'interfaccia COM, e attraverso l'interfaccia COM sono riuscito a fare un modulo che permette di leggere e scrivere tutto quello che c'è all'interno di un modello Rational Rules. In particolare, Rational Rules organizza i vari oggetti che si definiscono in una specie di cartelle, folder, che chiama categorie. Quindi poteva creare categorie, all'interno di categorie specificare la classe, all'interno di classe specificare metodi, attributi e tutto quello che serviva per specificare la classe. E quindi usato di nuovo l'interfaccia COM, quindi di nuovo il modulo di Pywind 32, anche per interfacciare Rational Rules. Se ci sono domande, interrompete tranquillamente.
questo è di nuovo un esempio dell'utilizzo di Rational Rules, del modulo Rational Rules Interface. Anche qui le API sono abbastanza basiche, si creano, sono molto simili a quelle del interface come concetto generale. Si crea l'oggetto, poi si carica il modello del file, dopodiché c'è modo di passare di categoria, le categorie sono i contenitori degli oggetti. Poi si può creare una nuova categoria o cancellare una categoria, all'interno della categoria si possono aggiungere le classi. All'interno delle classi si possono aggiungere, nella definizione di una classe si possono definire gli attributi e i metodi, poi si può anche andare oltre e modificare i singoli attributi, anche se qui non è dimostrato. Dall'altro, dal punto di vista della lettura, è possibile leggere o iterare per le categorie, all'interno della categoria è possibile iterare per le classi che appartengono a quella categoria, all'interno della classe possiamo iterare per i metodi, tutto quello che si veniva allo scopo. In questo, usando questi due moduli per interfacciare Word e Rational Rules, un po' di prove e errori per vedere come funziona, questo alla fine sono riuscito abbastanza a ottenere lo scopo previsto. Nel senso che sono senz'altro riuscito a generare nel modello un modello che conteneva tutte le informazioni necessarie per la generazione del codice. C'era però qualche cosa che non mi piaceva, su cui non credo che diciamo due serie di cose che non mi piaceva. Una che lavorandoci un altro po' avrei potuto anche risolvere, però erano così insignificanti che magari aggiustando il modello a mano costava di meno che fare che migliorare il programma Python, perché lavora sempre su un tempo abbastanza stretto, ha deciso di fare in questa maniera. Quello è il punto, per esempio, l'ultimo punto di questa slide. C'erano anche cose che sinceramente non credo che si possano risolvere con in modo programmatico, perché vanno a richiedere un po' conoscenze semantiche che sono al di fuori di quello che puoi mettere in un programma. Un esempio è che, per esempio, se due, quello che ho portato nella slide, se in genere se c'era un campo che si chiamava Pippo, era un tipo strutturato, io creavo una struttura che si chiamava t_Pippo. Però per esempio c'erano due campi in due messaggi diversi e chiamavano tutte e due tracce, track. Semanticamente come contenuto informativo erano molto diversi, solo che siccome il documento si chiama tutte e due tracce, l'analizzatore del documento ha creato dei tipi che si chiamavano T-track e T-track 1, per differenza, perché facevo il confronto per vedere che la struttura è diversa. Però, nomi migliori di quelli non era possibile dare automaticamente, però se poi vi mettete nei panni dei programmatori, cioè noi stessi, che avrebbe dovuto usare quel tipo di definizioni di dati, chiaramente usare il tipo di definizione che chiamati track 1 non è esattamente il massimo. E quindi tipo innestarli, nel senso che questi due tipi erano comunque all'interno di strutture diverse, sì. Se l'avrebbero lasciato nel documento principale, sì. Potevi non era all'interno delle strutture che li contenevano. Sì, però non era un problema sintattico, perché così funzionava anche, era proprio un problema di nomi. Sì, a quel punto se tu li metti in ma forse c'è una cosa che non implementa il fatto di avere le strutture. No, è possibile avere strutture modificate. Con tipi che sono locali, quindi. Sì, locali di una struttura. Però forse non resta bene l'idea, non ho capito bene quello che vuoi dire tu, che intendi per nidificati? Cioè, se da quello che ho capito, track e track 1 erano originariamente entrambi chiamati track perché erano usati in contesti diversi, tu puoi creare due tipi in due contesti diversi chiamati entrambi track. Sì, sì, questo in altri casi li ho fatto, però comunque continuava a non piacermi perché io volevo che i nomi, io sono un po' un patito per i nomi dei variabili. No, no, certo, però così emulavi esattamente la forma che avevano il documento originale.
sì, questo senz'altro è portato avanti. Cioè, però diciamo che io... dico il problema di mantenibilità, nel senso che se loro cambiano il documento originale, cambiano il nome a quello che per te è track, il tuo track 1 ora verrà generato come track, quindi causerà una, un cambiamento non previsto in una zona del codice molto lontana dal cambiamento. Sì, questo è anche vero. Comunque diciamo il mio concerto principale non era tanto questo, quando il fatto che volevo che i tipi assumessero nomi più significativi in modo che programmando si capisse che cosa fossero quei tipi. E allora ho modificato l'idea principale, mi sono rassegnato, diciamo così, all'idea che l'uomo doveva entrare nel loop e che quindi doveva essere necessario fare delle piccole modifiche. Quello che avevo portato come esempio, ci sono altri esempi simili in cui diciamo non riuscivo da programma a dare diciamo come a tenere a dare un'informazione completa all'interno del messaggio del modello Rational-Rose. E allora quello che mi sono assegnato a introdurre l'uomo nel loop e quindi a fare delle piccole modifiche manuali per quanto riguarda il modello generato prima di passarlo al secondo passo. Questo ovviamente ne ha diminuito l'utilità perché, come hai accennato tu, quando arrivavano i documenti nuovi e sono arrivati in 2-3 istanze i documenti nuovi dopo la prima iterazione, non era più possibile fare per generare tutto automaticamente. Ma bisognava di nuovo era l'uomo che modificava a mano il modello e poi fare la generazione del codice. Allora, quindi comunque poi l'ultima parte è completamente automatica. Sì, la seconda parte invece insomma, che adesso vediamo sono riuscito a automatizzarla completamente. Allora, il passo 2, questa è la struttura del programma. C'è anche qui il main. Molto fantasioso per la rendita di Rational Rose al codice, poi diciamo ci sono due rami, uno dedicato all'analisi del modello, l'estrazione del modello dal modello delle informazioni necessarie per la generazione del codice e l'altra la generazione del codice. Questo modulus in realtà ce l'ha più di un modulo, ma non è tutto necessario specificare. Quindi adesso vedremo prima la parte di estrazione del documento e poi l'altra. Allora, la parte di estrazione del documento. Voi vi chiedete, ma non avevi già fatto l'interfaccia Rational-Rose che faceva questo lavoro? La risposta è sì, però avevo dei requisiti addizionali che non erano mandatori, però avevo un po' di tempo, volevo divertirmi un altro po', avevo deciso di fare un'implementazione alternativa, che poi ha avuto questi vantaggi. Cioè praticamente sono, invece di usare l'interfaccia COM che avevo già sviluppato per leggere delle informazioni al modello Rational-Rose, ho deciso di provare a passare direttamente il file ASCII, in cui il tool Rational-Rose memorizzava le informazioni sul modello. Che come vedete è stato quasi più semplice a farlo che a dirlo. Anche qui l'idea è stata generata dal fatto che io avevo già fatto cose, avevo già usato il tool che intendevo utilizzare qui, e quindi sapevo di non dover fare tutto il lavoro da zero. Questo aveva il vantaggio. Se passi dal file ASCII direttamente al target, non capiva a questo punto saltare Rational-Rose direttamente per usare il file di memoria in un formato ASCII? No, perché buona parte dei documenti, della specifica del messaggio, noi per motivi di documentazione li dovevamo proprio definire in Rational-Rose. Quindi se ti ricordi la slide che avevo prima. Il punto centrale, i messaggi che noi definivamo, che erano in buona parte del totale, noi li dobbiamo già definire all'interno di Rational-Rose, proprio perché poi il modello dobbiamo consegnare al cliente, quindi diciamo è un passo obbligatorio. Perciò ho scelto Rational-Rose come repository
perché avendo già una buona parte dei messaggi definiti dovrei solo importare all'interno gli altri messaggi. Ok, questo approccio alternativo che adesso andrò a descrivere aveva il vantaggio, alcuni vantaggi su quello iniziale con l'interfaccia COM. L'interfaccia COM sono lente. In realtà la più lenta era quella di Word, perché ho scoperto che ogni volta che fai qualche cosa usando l'interfaccia COM di Word è esattamente come se la digitassi a mano. Quindi Word fa tutte le cose, incluso il testi, lo spell check, c'è la riformattazione di messaggio, che fa con il disegno, per cui la generazione del comando Word prendeva anche quella con la cellulosa era abbastanza più veloce, però chiaramente andare direttamente sul file era più veloce. L'altro requisito addizionale di cui vi parlavo è che io volevo che il passo 2 della generazione del codice funzionasse anche sul nostro target, che è e lì chiaramente non c'è la possibilità di avere rationale, quindi si poteva tranquillamente copiare i file. E quindi anche per tra i poi era possibile anche generare il codice su macchine che non avessero la licenza del tool. Comunque diciamo, nessuno di questi motivi era compendium, come dire, per un'altra stanza di questa di Aeropython. Ma era abbastanza per convincermi che aveva la pena. Per il debugging di questo è usato tipo counter testing con l'altro? No, ho fatto tutto a manina. Cioè, potrebbe essere comodo a quel punto, visto che c'erano più o meno la stessa cosa, potevi trovare che avessero lo stesso behavior per un po' di dati che generati a random. Per il debugging questo, sì, andavo a vedere, ho creato dei modelli ad hoc dentro Rational Rose, usando la sua interfaccia grafica, poi sono andato a vedere che tirava fuori questo per capire se rispondeva al modello. C'eravi proprio sì, era una buona idea, però non sono arrivato ad implementare. Allora, questo è, di nuovo, non è importante che si legga tutto, ma giusto che si percepisca la struttura, un pezzetto di come è utilizzato, di come è il contenuto del file di Rational Rose. E come i più vicini allo schermo riescono a vedere, è praticamente una serie di liste modificate con pochissimi elementi addizionali. Quelle parole che ho evidenziato in giallo sono parole chiave. Una lista poteva essere un oggetto, quindi c'è parentesi tonda, object e il resto, oppure poteva essere una lista di oggetti, quindi c'è parentesi tonda, lista oggetto, e così via. L'unica variazione sul tema è con le due righe che erano un commento. I commenti venivano messi su più righe, in cui ogni riga cominciava con una barra verticale. L'indicazione è significativa? No, l'indicazione non è significativa, perché quello significativo è la modificazione della lista, sono sempre parentesi tonde. Cosa ho usato per fare questo parsing? Ho usato PLY, che non so se conoscete, tool che lì c'è il riferimento web per il tool, per PLY, che implementa Lex and Yak in Python, una versione puramente Python di Lex and Yak. Di parser in Python ce ne sono una dozzina, come saprete, però molti sono dei wrapper a librerie scritte in C o in C++. Questa è un'implementazione puramente Python, che ha lo svantaggio di essere forse leggermente più lenta, però io non avevo da fare passing di centinaia di migliaia di righe di codice o qualcosa del genere, quindi andava benissimo, e aveva il vantaggio però di essere più facilmente installabile su una macchina grande. Praticamente si vede meglio in quest'altra slide. Le regole sintattiche in PLY si scrivono all'interno del programma Python come stringhe di documentazione delle funzioni. Quindi praticamente le parti in giallo sono le regole sintattiche dello pseudolinguaggio che io ho definito per poter andare a fare il parsing del documento Rational Rose. Quello che faceva
questo è un pezzettino del modulo PTL parser, che dell'albero di estrazione dati dal modello Rescherus è il modulo più basso. Quello che faceva, che fa PTL parser essenzialmente è riprodurre in Python la struttura dei dati contenuti nel file, quindi crea a sua volta una serie di liste nidificate, liste Python, che contengono gli stessi dati contenuti nel file. Poi il modello, l'altro modello era il ROS model, invece faceva data mining, andava ad estrarre dalle strutture Python tutti quei dati che erano necessari per generare il codice. Quindi per finire, praticamente quasi tutte le regole sintattiche, poi quando un pezzo del file analizzato facciamo la regola sintattica, veniva eseguito il codice che è stato per la funzione. E come vedete, come fa il codice, genera questo albero. Questo è quello che praticamente ho già detto. Il primo modulo creava semplicemente una struttura Python equivalente a quella del file, il secondo modulo faceva l'estrazione dalla struttura Python dei dati che mi interessava. PLY è un tool che raccomando, perché per fare questo tipo di lavoro è molto comodo, anche se è molto semplice. Oltre a non sapere niente di COM, io sapevo pochissimo niente anche di DAC e l'analisi lessicale, però ho trovato molta facilità a utilizzare questo tool, quindi non lo raccomando. Secondo passo, la generazione, che è forse la cosa più semplice, è stata generazione del codice. Quando ho avuto l'idea inizialmente, pensavo che forse avrei avuto finalmente l'occasione di usare qualcuno di questi generatori di noi, si chiama, sfugge il tempo in questo modo, il template engine che si usano tanto nel loro programma, nel mio mondo non si usano mai. Poi ho scoperto che in realtà era un overkill, perché praticamente bastava usare semplici formattazioni di stringhe di formato in Python e lavorare la fatta, quindi usare tutto complicato veramente non necessario, quindi ho usato soluzioni di formattazione. Questi sono esempi di template, come detto, ogni template è semplicemente una stringa di formato in Python. Ovviamente, visto il largo numero di parametri che ci sono in una stringa template, ho utilizzato la formattazione condizionale, perché così anche il codice veniva più facile da scrivere. E questo è il risultato finale, un pezzettino del risultato finale. Alla fine ottenevo delle classi C++ in cui c'erano vari metodi, in cui il packfield è quello per la serializzazione, in cui per ogni campo di ogni struttura veniva chiamata la funzione tipo msg putint 16, putint 16, putfloat, che sono le funzioni delle API del cliente che bisogna usare per fare la serializzazione dei dati. E vabbè, venivano usati i tipi definiti automaticamente, come quella i_sumValue, che è un numerativo definito automaticamente dal codice. Quindi il secondo passo, diciamo, è stato più soddisfacente del primo, perché senza particolari adattamenti ha funzionato abbastanza bene. In effetti il codice prodotto è finito nel prodotto finale, che poi abbiamo consegnato e stiamo consegnando al cliente, salvo per pochi casi in cui il generatore di codice che avevo sviluppato non è stato, diciamo, all'altezza del compito, e quindi si è preferito generare il codice che avete visto questo prima, ma in pochi casi, una decina di messaggi, perché questi erano messaggi, coperto dal secondo punto. Questi erano messaggi che si appoggiavano a definizione di tipi esterni, quindi non erano autocontenuti nel modello di Rescherus, ma si utilizzavano tipi che erano definiti in altri documenti, eccetera. Questo in teoria si sarebbe potuto, con un po' di lavoro, superare questo problema, però di nuovo il lavoro per superare il problema era molto superiore a quello di fare a mano
quei pochi messaggi che avevano tipo del tutto trattare automaticamente. Ovviamente, come tutte le cose, ci sono anche molti possibili miglioramenti, anche se la cosa ha funzionato. Ne ho citato un paio. Uno è, per esempio, quando un array aveva una dimensione, insomma, 20 elementi, e nel codice finiva C++, finiva scritto 20, sarebbe stato molto meglio generare una define, numero di elementi 20, perché poi, non tanto più quando esse, perché poi quando si usava dall'esterno si poteva avere necessità di definire altre strutture che avevano un numero di elementi pari al numero di elementi di quello lì. E quindi chiaramente si evitava la ripetizione della dipendenza. Poi chiaramente la speranza che c'è ancora di riusare almeno parzialmente questo codice anche per progetti futuri. Allora, l'ultimo argomento che voglio toccare velocemente è come testare il codice di test. Allora, intanto il generatore di codice genera anche un unit test, un modulo di unit test per la classe che genera, in cui ci sono essenzialmente tre funzioni, test unpack, due funzioni perché la terza non l'ho mai completata, e il test pack praticamente riprende un insieme di valori casuali e usa la pack fields per generare il set di byte corrispondente e poi stampa sia i valori dei campi che il set dei byte. L'unpack fa esattamente il contrario. Anche qui si poteva fare varie migliorie, una tra tutte è che poi per come è generato il codice ci vuole un omino che va a guardarsi manualmente campo per campo se corrispondono o no. In realtà mi serviva più per vedere se c'erano segment violation o altre cose del genere, se il codice era proprio macroscopicamente sbagliato più che per fare i controlli campi campo, che poi sono stati fatti in qualche maniera. A dirla tutta, anche qua avevamo cominciato a automatizzare con un altro programma Python questa parte di lavoro, però poi ho lasciato perdere perché dopo aver verificato che il codice funzionava in maniera sufficientemente buona, siamo passati invece al secondo modo di cui abbiamo testato il codice generato direttamente durante l'utilizzo. E quindi da una parte c'era un eseguibile che era fatto da un test driver in C++, il codice è proprio dell'applicativo, quello scritto a mano che faceva tutte le cose complicate, e il codice è generato che faceva le cose banali di serializzazione e di serializzazione e controllo. Dall'altra parte, sotto c'era il middleware fornito dal cliente, dall'altra parte, ancora una volta, ho usato Python, perché questo è quello che faccio, ma c'ho pure l'etichetta al lavoro per questo, quindi sono il signor Python, quindi ho usato un programma test in Python che a sua volta si appoggiava da un lato a GTypes per interfacciare i middleware attraverso uno strad middleware scritto in C++, quindi per interfacciarlo con GTypes ho dovuto crearmi un piccolo strato che deC++izzasse il middleware, che trasformasse le funzioni principali del middleware da metodi di classi a funzioni. E poi quello l'ho potuto interfacciare con C-Types. D'altra parte mi sono creato una libreria che andava a leggere il formato dei messaggi. E questa libreria, questa volta il formato dei messaggi era in ASCII. Anche qui avrei potuto riusare roba già usata, però io volevo anche in questo passo anche testare la bontà del modello. Quindi se avessi usato il modello come base dati per fare questo test sarebbe stato un test fasullo, perché avrei usato da tutte e due le parti il modello. Siccome il modello era un oggetto sotto test, allora mi sono fatto una libreria che non entro nei dettagli. Infatti c'è una slide che entra nei dettagli. Ah no, vabbè, non molto. Che praticamente legge il formato dei messaggi in un file hash di tipo di quelli punto in, quelli che per chiarirsi che si leggono con config parser, perché l'idea era di leggere con config parser. Poi mi sono accorto che config parser, siccome ti restituisce un dizionario, non mantiene l'ordine dei campi della definizione della struttura, e quindi non l'ho potuto usare. Alla fine abbiamo fatto
a mano un config parser like semplicemente per le cose che mi servivano, cioè limitato alle cose che mi servivano. E questa libreria che farà pure parte del pacchetto d'uno che allego alla presentazione, in caso qualcuno trovi qualche utilità nella cosa, alla fine genera dal formato dei messaggi che si legge dal file una stringa utilizzabile direttamente con struct, con cui è possibile fare la serializzazione e deserializzazione dei messaggi. E per cui praticamente che facevo? Questo era il test driver che leggeva, questa è l'applicazione sotto questo pezzetto di codice applicativo doveva per esempio leggere e processare certi messaggi. Allora questo test driver si metteva in attesa di messaggi, con questo programma test in Python spedivo i messaggi e così verificavo che la lettura era corretta. Così viceversa, quando i pezzi di applicativo che andavo a testare dovevano spedire i messaggi, facevo da quest'altro lato un programma che riceveva i messaggi e ne stampava i contenuti e così verificavo di nuovo la correttezza. Penso di aver finito, ma adesso lo saltiamo ad esempio di utilizzo di un messaggio libero per la trovata della presentazione. Altre domande? Pensare di file di Word, presumendo che fosse un task molto spiacevole che fosse già stato affrontato, non c'è proprio nessuna soluzione altro che share. Quando ho cercato non ce n'era. Comunque non stavo poi dicendo non passare direttamente i file. C'era, ho pensato ad alcune soluzioni tipo passare. Intanto il nuovo Word utilizza un formato che è un formato più aperto, più descritto di quello del 2003. Quindi probabilmente per gli ultimi Word è possibile analizzare direttamente il file. Andrei, all'epoca ho cominciato questa cosa, poi riferendosi al 2003 quel formato lo conosceva solamente la Microsoft, quindi anche i vari tool open source che provavano a leggere quel formato. Sì, già provarci. Infatti, continuano in certi sensi a provarci, anche se OpenOffice adesso fa. Infatti un'altra idea era, all'inizio era stata quella di passare a trasformare leggere con OpenOffice il documento Word, trasformare in formato OpenOffice e poi per quella c'erano sicuramente le app per leggere. Però tutto sommato con comodo, vuol dire che l'ho trovato abbastanza bene, è stato molto agevole. L'unica controindicazione è stata la lentezza del tutto, più a scrivere che a leggere. Quindi, il codice generato è completo oppure prevede genera solo degli scheletri? No, il codice generato umano deve andare a riempire. No, il codice generato è completo. Quindi è possibile di rigenerarlo? Sì, il secondo passo è stato mantenuto completamente automatico. Cioè il codice, le classi, ovviamente ogni messaggio viene generato una classe. La classe viene generata come sottoclasse di una classe scritta a mano che offre diciamo un'infrastruttura di base. Però poi una volta generata con la classe non ce la fa diventare. Invece di parserizzare il formato ASCII di Shamanose, sarebbe stato possibile, magari anche tramite POM, far generare a Shamanose dei file in formato standard tipo XMI e lavorare su quelli, magari avendo già delle librerie Python. Sì, sarebbe stato senz'altro possibile. Però diciamo, se andavo a usare l'interfaccia COM, per secondo ho estratto direttamente i dati da RationalRose e ho generato direttamente il codice C++. Non vedo molta necessità nel fare il passo intermedio di generare un formato che poi potessi leggere da Python, perché da Python attraverso COM potevo leggere direttamente il contenuto del modello, solo che dovevo avere il tool aperto e dovevo far girare il programma sulla macchina su cui c'era il tool con licenza. Anche su questo non sono del sicuro al 100%, perché forse nel COM posso funzionare anche via rete, quindi forse il generatore di codice ha potuto far girare anche su una macchina remota. Non sono un esperto di COM, quindi non so dire se questo sia possibile. Genere le altre le fanno così, le librerie di PC sono fatte anche per funzionare bene, non so dire. Altre domande? Grazie.